Mi è sembrato di vedere, intanto scusate il solito ritardo, ma stavo facendo la live reaction, ragazzi. Mi è sembrato di capire, di vedere da parte di qualcuno un po' di pessimismo dopo oggi in vista di questa qualificazione che ci giocheremo tutto giovedì prossimo in casa nostra allo Stadio Olimpico. Però io voglio fare un'analisi corretta con voi, perché oggi partiamo da un presupposto: la Roma non fa una brutta partita. Al primo tempo dovevamo stare noi 2-0 e no che chiudono loro 1-0 in vantaggio e vanno in vantaggio sull'unica cassata difensiva, anzi sulla seconda, ma quella più grave difensiva, e famo saltare di testa uno che è alto 1,60 m che si chiama Paik Sao, e la cazzata la fa Llorente. Ma fine primo tempo dovevamo stare 2-0, ma prima di arrivare alla partita voglio fare questa premessa qui. Voglio ricordare a tanti che loro il fine settimana hanno giocato con l'Umezzane d'Olanda, perché direme oltre il Feyenoord e il PSV Eindhoven chi cazzo ci sta in Olanda? Quindi hanno giocato con l'Umezzane d'Olanda. Noi sabato siamo stati impegnati in casa con la squadra più forte italiana, con quella più in forma, dove abbiamo speso tanto per 90 minuti in un campo inzuppato d'acqua, in un campo pesantissimo. Quindi che al secondo mi si arriva a dire la Roma ha sofferto troppo, gli ultimi 10 minuti e un quarto d'ora, c'è sta, perché paghi lo scotto di quella della partita importante che hai fatto sabato con l'Inter, perché non hai giocato con nessuno, hai giocato con la squadra più forte su un campo pesante. Quindi il calo fisico per il sottoscritto è normale, è normalissimo, soltanto che differenza, sto giro hai tenuto, non te sei cagato addosso, non te sei messo paura, perché questi, capito, buttavano la palla a destra e a sinistra, fraseggiavano, ma non è che c'è stato oltre un tiro di Santiago, il footballer fenomeno Jimenez, non è che c'è stato niente, con una buona parata di sfida, c'è stato nient'altro, nient'altro. Quindi ricordiamo, se teniamo in considerazione tutte le cose, e non si può essere delusi, perché a noi il pareggio ci va più che bene, e il pareggio in vista di quello che poi ritorno in casa nostra ci va più che bene. Erano loro che devono fare il risultato pieno in casa loro per avere un vantaggio, per crearsi un vantaggio in vista, capito, poi della partita da giovedì, e magari venire a far fortino, a barricarsi, a mettere Pullman davanti alla porta. Ma non è stato così. Io nel mio sono complessivamente soddisfatto, non totalmente soddisfatto, perché vi dico la verità, sta partita si poteva serenamente vincere, perché questi veramente non sono nessuno, assenze, questi sono veramente nessuno, questi non sono, ne sono scarpini, questi sono a borsa da Roma, una borsa da, non ma sto tirando per giovedì prossimo, perché vi dico che giovedì prossimo se rimaniamo proprio li accartosciamo all'Olimpico, ce li mangiamo. E non è una speranza, è perché veramente è la Roma è più forte di sto Feyenoord qui, come in Conference, come l'anno scorso in Europa League, e come quest'anno, a parte che è diventata una tassa che ogni anno questi la devo pagare, è una tassa che ogni anno dobbiamo pagare, perché ogni anno si ritrovavano, sto cazzo di Feyenoord lo ritrovavamo tutti l'anno, ma sono estremamente fiducioso per quello che sarà il ritorno giovedì prossimo. Arriviamo alla partita, primo tempo double pass, perché parti bene il primo quarto d'ora, all'altro restante quarto d'ora che te sbatte alla mezz'ora, 30-35esimo del primo, t'addormi perché fai tanti errori, ma proprio a livello individuale, di impostazione, dei passaggi al compagno da vicino, il giropalla non era veloce, era un giropalla compassato, nell'uscire con sveltezza non c'era concretezza, non c'era il criterio giusto per uscire con palla in maniera veloce, ordinata, equilibrata. Abbiamo sbagliato tanto, ma poi nello stesso fine primo tempo, verso dopo il 35esimo, in 10 minuti abbiamo fatto il panico, abbiamo creato minimo 3 occasioni di gol, la traversa di Paredes dove fa bella parata del portiere loro, e 2 occasioni con Zaleski, la prima occasione di Zaleski prima del 30esimo, e poi la seconda occasione clamorosa che non tira in porta ancora una seconda volta davanti al portiere, in quei 10 minuti finali dove l'abbiamo arroccati là dentro e li stavamo a sfornare. E ne abbiamo fatto gol. È la prima cassata vera di Llorente, che se perde la marcatura, Paik Sao, alto 1,60 m, terzo tempo ci fa gol. Al secondo tempo, ripeto,
loro gestiscono, provano a girare, a girare sto pallone, a fare una sorta di melina per addormentare il gioco, ma nel loro momento, diciamo tra virgolette, di migliore, la Roma riprende spunto, riparte con cross e Spinazzola, Lukaku segna no di testa ma di spalla e si sveglia e fa il gol del pari. Poi andiamo avanti verso il finale, ripeto, la Roma cala fisicamente, loro ci provano, ci riprovano, non è che regano, a parte il tiro dei Jimenez, non è che fanno chissà che cosa, o quali grattacapi ci creano, noi teniamo botta e stiamo portando sto pareggio via. Un ottimo pareggio, ripeto, un ottimo pareggio. Un ottimo pareggio. E il problema è loro che devono fare il risultato, non il nostro. All'Olimpico, ripeto, per me se rimaniamo. Non tocca fare l'isterismo, i bronci, oddio, vediamo se sto pareggio, andiamosene a casa, è tutta una merda. Di che? La Roma ha giocato. La Roma, per quello che era la forza fisica che c'ha, l'energia che c'ha fisicamente, la Roma la partita sua ha fatta. Ha giocato. E l'ha fatto anche bene. Quando si è messa in moto col cervello, ha cominciato a far girare il pallone veloce, ma soprattutto negli ultimi 20 metri. Ci abbiamo messo fantasia, non cattiveria, perché i gol l'abbiamo fatto, ma ci abbiamo messo fantasia e ci siamo arrivati pesanti. Oh, a me non mi dite niente quando vi dico che gente come Zaleski, come Spinazzola, come Celik, manco al Casalotti possono giocare. Perché voi mi dovete spiegare Zaleski due volte davanti al portiere, dentro l'area di rigore, non ha tirato. Non ha tirato! Roba imbarazzante! Il peggiore della partita, Zaleski, voto 2! 2! Da subentrata il peggiore, perché tre palle deve toccare tutte e tre palle le sbaglia. Celik, voto meno 5 gli do a Celik, da subentrato, peggio, da meno 5, meno 5 gli do, guardabile. Migliore in campo, Leandro Paredes, fa una gran partita e promuovo anche il capitano Lorenzo Pellegrini, un bel 6,5 pieno gli do. Gran bella partita, gran bella partita. Oltre a Zaleski e a Celik da subentrato, oggi boccio pure Llorente. Boscio pure Llorente perché fa una partita del merda. Non mi è piaciuto per niente. Zero drammi, regà. Zero drammi. Non tocca a sacchi i bronci, che cose. Non servono. Non servono i bronci, regà. Non servono. È un ottimo pareggio. È un ottimo pareggio in vista del giovedì prossimo. Dove, ripeto, secondo lasso, perché sei realmente più forte, te rimagni. Ve leggo sempre, se siete d'accordo con me, un bel pollicione. E sempre, sempre forza Roma. Da domani mattina adesso a Frosinone, un altro bel banco di prova con una bella squadra che in casa sua gioca bene ed è un fortino. Testa a Frosinone, sempre forza Roma.